Buonasera a tutti. Fa molto piacere di, oltre ai nostri ambasciatori e rappresentanti permanenti presso le organizzazioni internazionali, dare il benvenuto a altri ospiti, tra cui gli ambasciatori dei principali paesi accreditati qui in Italia, che saluto ringraziandoli della loro partecipazione. Abbiamo avuto due giornate di lavori importanti con i nostri 123 capi missione, e domani ci sarà un appendice a Expo Milano, credo molto importante, perché Expo rappresenta anche il frutto, il risultato dell'attività delle nostre sedi diplomatiche in giro per il mondo. Credo che in questi due giorni siano emerse molto chiaramente, da una parte, le qualità, la forza della nostra rete diplomatica, e dall'altra le sfide complicate che questa rete ha davanti. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte a alcuni grandi temi, dal rilancio dell'Unione Europea alla ricerca di un nuovo ordine a livello mediterraneo, alle tante sfide planetarie che stiamo affrontando, e di fronte a queste sfide avremo sempre più bisogno dell'impegno e della, io dico anche, della creatività della nostra rete diplomatica, perché sempre più, oltre alla professionalità, servirà, e alla dedizione, servirà inventiva, creatività, capacità di prendere iniziativa. Una cosa importante, ed è l'unico messaggio che voglio consegnare al Presidente del Consiglio, è che oltre alla qualità dell'impegno della nostra rete, quello che a me ha colpito in questi 9 mesi, visitando una quarantina di paesi, per ora soltanto, ma spero di visitarne molti di più nei prossimi mesi, è che vista dalle nostre sedi diplomatiche, la prospettiva del nostro paese viene vista molto spesso nella sua giusta dimensione. Cioè c'è non un ottimismo di maniera, ma c'è una giusta consapevolezza del fatto che l'Italia ha grandi potenzialità, grandi capacità, è uno dei paesi più amati del mondo. È incredibile come noi talvolta in casa nostra non ci rendiamo conto di una verità così banale, e cioè che viviamo in uno dei paesi più amati del mondo. E quindi ci fa molto piacere oggi poter ascoltare dal Presidente Renzi non solo il suo punto di vista sulla politica estera, ma anche qualche idea e qualche spunto della sua visione per il futuro di un paese a cui siamo così tanto affezionati e che serviamo con la nostra rete diplomatica. The floor is yours. Signor Ministro, caro Paolo, signor Segretario Generale, autorità tutte, gentili ospiti, è un appuntamento al quale mi sono avvicinato con grande interesse. Parto, qualcuno di voi lo sa perché abbiamo avuto modo di scambiare opinioni nel corso degli incontri fatti sia nei paesi che vi ospitano che a livello nazionale, da una sorta di, io sono partito da una sorta di pregiudizio nei confronti della rete degli ambasciatori, della rete diplomatica. E devo dire che in questo anno, e mi piace essere molto sincero, e devo dire che in questo 16 mesi di attività, se c'è una novità che mi ha positivamente sorpreso, è invece un giudizio profondamente positivo della qualità della nostra squadra, di una qualità davvero straordinaria, con tutti i limiti, i difetti, le difficoltà che ciascuno di noi può avere giocando in squadre che talvolta non si passano attentamente il pallone, che giocano schemi magari in alcuni casi discutibili, ma con una qualità delle donne e degli uomini che lavorano
all'interno della struttura diplomatica a cui vorrei innanzitutto rendere omaggio entrando qui per la prima volta da Presidente del Consiglio. L'Italia ha una sua forza, che è la forza che ricordava il signor Ministro, straordinaria, molto più efficace di quello che noi ci raccontiamo, ha una capacità di attrazione nel mondo che il piagnisteo costante cui la politica italiana ci ha abituato tende a mettere in secondo piano, ma anche, voglio dirlo con grandissima franchezza, una struttura di professionisti di primo ordine che hanno bisogno naturalmente di nuovi stimoli, di nuovi slanci, come tutti, come sempre, di nuove sfide, che sono le sfide che ciascuno di voi ha nei prossimi mesi davanti. Vorrei dividere questo intervento essenzialmente in quattro punti molto, molto, molto rapidi, perché credo che l'occasione sia positiva per dire due parole innanzitutto su qual è lo scenario mondiale nel quale siamo chiamati a vivere. Lo hanno già fatto gli illustrissimi ospiti e relatori, ovviamente il padrone di casa, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma l'ha fatto innanzitutto il signor Presidente della Repubblica, cui rivolgo insieme a voi un deferente omaggio, e l'hanno fatto naturalmente le valutazioni che tra di voi vi siete scambiati nel corso di queste giornate, di questi due giorni di lavoro. Tuttavia trovo importante rendere ragione di un disegno strategico che è partito con la prima visita a Tunisi qualche giorno dopo il giuramento al Quirinale, che prosegue in una intensa azione diplomatica che ha alcuni focus, a partire dalla questione del Mediterraneo e dell'Africa in prima battuta, ma che riguarda uno sguardo più ampio che il paese ha e che vuole tentare di rappresentare in modo molto preciso e definito. Non lo abbiamo mai teorizzato, non sarà questa la sede nella quale farlo, ma la politica estera italiana è elemento costitutivo della politica italiana, appunto, lo è sempre stato naturalmente nel corso della storia, lo è in particolar modo in un momento nel quale la rapidità in cui presunte emergenze di rilevanza storica emergono in tutta la loro forza, salvo poi scomparire dopo qualche settimana o un mese dal dibattito mediatico, ma non dall'elenco dei problemi, pone comunque di fronte a noi aprendo scenari assolutamente inediti. Il secondo punto su cui vorrei spendere due parole è l'Europa, perché trovo che siamo in una fase veramente di profondo cambiamento all'interno del dibattito politico europeo. Non credo che sia tanto il tema della discussione Grecia sì, Grecia no, che ha affascinato i giornali, salvo poi scomparire come talvolta accade. Qui c'è un grande periodo costituente che si apre in Europa. Referendum inglese, elezioni francesi, vorrei dire prima di tutto le elezioni portoghesi e soprattutto quelle spagnole, anche alla luce del dibattito sulla politica economica che si è aperto, e in prospettiva la fase di rilancio sulla scrittura delle regole che il rapporto dei quattro presidenti ha appena toccato, ma che dovrà essere oggetto di una lunga discussione politica nei prossimi mesi. Insomma, se c'è un luogo nel quale l'Europa avrà bisogno di giocare una partita davvero rilevante, credo che non sarà semplicemente il palazzo di Bruxelles o di Lussemburgo, ma dovrà essere il dibattito culturale, politico, accademico all'interno delle nostre opinioni pubbliche. Terzo punto, vorrei spendere con voi qualche parola sull'Italia. La mia tesi, molto arrogante, è che siamo in presenza di una stagione di riforme inedite nella storia del paese, ma che se mettiamo in fila i dati vediamo che poi si può discutere se le riforme vadano bene o male, questo è un altro film, ma non c'è mai stato nello stesso periodo una stagione di riforme così intensa e così profonda come quella che sta vivendo l'Italia oggi, in tempi naturalmente di pace e non di ricostruzione. L'elenco di riforme che si sono programmate, che sono in corso di realizzazione in Italia, al netto del giudizio che ciascuno di voi può avere dal libero cittadino, com'è doveroso e naturale che sia, è un elenco che non ha precedenti in paesi che non emergano da situazioni di ricostruzione o di crisi. Quindi vorrei spendere una parola anche su quello e poi chiudere con una parola a voi capi delegazione, ora non vorrei sbagliare le parole, nonostante che
Varricchio e i suoi mi stiano costringendo a un training sulle espressioni di ambasciatore, ministro plenipotenziario, capo delle, cioè, segretario di legazione, e sarei pronto adesso ad essere interrogato su tutto ciò, ma a voi che rappresentate le strutture italiane all'estero, dopo aver incontrato prima di voi, mi perdonerete, un gruppo di una ventina di giovani vostri colleghi, alcuni dei quali incrociati nelle rispettive sedi di provenienza come vostri collaboratori, per uno scambio di opinioni partendo da un presupposto: queste ragazze, questi ragazzi, queste vostre colleghe, questi vostri colleghi saranno tra 30, 40 anni ancora lo Stato in Italia e nel mondo, e noi abbiamo molto bisogno di tornare a investire sullo Stato. L'Italia è un paese che ha dei giocatori fantastici e talvolta una squadra che non è in condizione di giocare, di mettere al meglio quei giocatori, di giocare una grande partita. Abbiamo bisogno di recuperare statualità, vale per la carriera prefettizia, vale per le forze dell'ordine, vale per le realtà delle istituzioni territoriali e nazionali, vale per la politica innanzitutto, dove il rispetto delle istituzioni deve venire prima dell'appartenenza ai partiti e dove il rispetto e l'onore per il servizio che si compie al proprio paese deve essere più importante delle appartenenze parziali alle singole fazioni politiche, ma vale anche per voi. Chi vince un concorso difficile come il concorso diplomatico e diventa rappresentante dell'Italia nel mondo ha una straordinaria responsabilità. I politici, se Dio vuole, in Italia dovremo abituarci a considerarli civil servant che dopo un po' se ne vanno, non subitissimo, vorrei tranquillizzarvi, visto che una delle questioni che spesso mi viene posta è: ma c'è un problema di stabilità? No, c'è il tema della regola, secondo me straordinariamente forte, della politica soprattutto americana, anglosassone, non tutta, ma insomma di una parte importante della logica che dei due mandati. Per cui io tra 10 anni farò altro, queste ragazze, questi ragazzi no. Tra 10 anni rappresenteranno l'Italia, tra 20 anni rappresenteranno l'Italia, tra 30 anni rappresenteranno l'Italia. Hanno bisogno di sentirsi dire parole di rispetto delle istituzioni e dello Stato che non sempre si sono sentiti dire dalla classe politica in questi anni, anche perché voi non siete, come qualche predecessore vi ha detto, dei direttori commerciali del Paese. È importantissimo l'attenzione economica, io sono un, come sapete, avendomi incontrato, particolarmente ossessionato, ma l'ambasciatore non è il direttore commerciale del paese, non è il direttore marketing. L'ambasciatore è l'ambasciatore, è colui il quale rappresenta un patrimonio di valori, che sono innanzitutto valori ideali, culturali, vorrei dire con un'espressione laica, spirituali, nella dimensione laica dell'espressione spirituali, e che quindi di conseguenza hanno un patrimonio di responsabilità che è superiore a quello di altri. Ecco perché mi perdonerete se ho cominciato non incontrando voi, ma incontrando questi ragazzi che, peraltro, alcuni dei quali sono in fase di trasferimento anche in sedi interessanti, da Asmara a Erbil, da una di loro ha detto che cambierebbe volentieri Londra con Baghdad per tornare a Baghdad. Io, Terraciano, vediamo se si può provvedere, vediamo cosa, ma non credo che sia un, al di là delle battute, trovo che sia il senso dello spirito e della passione per il lavoro che svolgete. Molto rapidamente sulle questioni internazionali, io ho giurato al Quirinale il 22 febbraio del 2014 nelle mani del presidente emerito, dell'allora presidente Giorgio Napolitano, e era il giorno in cui a Kiev, non so se c'è Romano, visto Ragaglini, eccolo là, accadeva ciò che ricordiamo, era proprio lo stesso quel sabato degli scontri, e si è aperta quindi immediatamente agli occhi ovviamente della comunità internazionale, era già in fieri l'emergenza della crisi ucraina, della necessità di trovare una soluzione. Voi sapete che la nostra posizione, che è sempre stata ovviamente leale e in linea con la comunità internazionale, ha comunque rimarcato la necessità di considerare l'Europa non come un luogo da costruire contro il nostro principale vicino, e anzi abbiamo fatto di tutto perché potessero essere sempre tenuti aperti i canali, i ponti di dialogo e di comunicazione con Mosca, cosa della quale siamo
nel rispetto ovviamente del principio di indipendenza e di sovranità dell'Ucraina, particolarmente fieri e orgogliosi, e nel rispetto ovviamente di una appartenenza che nessuno di noi mette in discussione, anzi che riteniamo prioritaria e costitutiva della nostra stessa identità, che è quella all'amicizia atlantica. Dico però che è stato il primo fattore immediato di politica estera. In quello stesso giorno, immediata la questione complicata della vicenda ucraina, con tutto ciò che ha comportato anche in sede di discussione europea. Per mesi sembrava impossibile parlare di Mediterraneo, perché l'unica priorità era soltanto e comunque affrontare, anche in virtù dell'allargamento dell'Europa a 28 e della sensibilità di alcuni di questi paesi, sembrava essere soltanto l'Ucraina. Tra l'altro, prima o poi dovremo porci un tema, che l'Europa a 28 è troppo o è poco. L'Europa a 28 in questo momento, in questa fase, che non si allarga verso la Serbia, che non si apre all'Albania, che non ha uno sguardo d'insieme sull'area balcanica, è probabilmente poco. L'Europa a 28 senza un ragionamento invece ideale, per cui un autorevole capo di Stato, diciamo di governo, no, diciamo un autorevole leader dei 28, che nel corso della discussione, Sannino sa a cosa mi riferisco, durante il Consiglio europeo mi dice beh, l'Italia ci tiene la pistola puntata alla tempia sugli immigrati, al che ho raccontato, diciamo, qualche piccolo aneddoto dal 1957, il Trattato di Roma in poi, a questa gentile signora nel corso della discussione del Consiglio europeo, anche con un tono leggermente acceso. Ebbene, c'è bisogno di una ricostruzione di un'identità europea che non possa essere semplicemente forgiata sull'elemento negativo verso qualcun altro. L'Europa è qualcosa di grande, è il sogno, è la dimensione della prospettiva. Ci arriverò tra un attimo. Ho detto dei fatti di Kiev, noi siamo partiti dalla Tunisia. Primo viaggio a Tunisi, il tema del Mediterraneo come centrale. Un grande sindaco, Giorgio Lapira, diceva che il Mediterraneo è il prolungamento del lago di Tiberiade, splendida definizione biblica, probabilmente poco accettata nel dibattito culturale attuale, comprensibilmente. Abbiamo visto quanto fosse strategico il tema del Mediterraneo, non soltanto per ciò che è accaduto, accade e credo accadrà in Libia, dove pure stiamo lavorando con grande determinazione a tutti i livelli, pur avendo dovuto sospendere la nostra presenza in ambasciata, ma continuando a lavorare dopo il lavoro di Buccino, adesso di Starace. Ma abbiamo visto quanto fosse importante l'investimento sul Mediterraneo, che ci ha visto, ahimè, tornare a Tunisi in un momento di grandissimo dolore durante la cerimonia di commemorazione delle vittime del Museo Bardo. Siamo stati i primi a andare al Cairo a visitare il presidente Al-Sisi dopo la sua elezione nel luglio 2014, noi siamo stati lì ad agosto. Ci siamo tornati a Sharm el-Sheikh, Al-Sisi ha visitato il nostro paese, il primo ministro qualche giorno fa. Noi pensiamo che il Mediterraneo sia il cuore della politica europea. E se non riusciamo a spiegarlo in Europa vuol dire che dobbiamo fare uno sforzo maggiore. E se non riusciamo a comprendere che l'Italia è per definizione un ponte tra Europa e Africa, Europa e Mediterraneo, significa che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Ecco perché dunque è assolutamente cruciale l'attenzione su questo tema, e è assolutamente cruciale che la battaglia contro il terrorismo non assuma i contorni e i connotati di una battaglia di civiltà, ma prenda atto di una situazione devastante. Io sono tornato insieme alla delegazione al Museo del Bardo, così come ero stato in una redazione, o meglio, fuori dalla redazione di un giornale a Parigi, così come siamo stati in università in Kenya, così come i vostri colleghi, i vostri funzionari hanno visitato una scuola in Pakistan, o se volete un luogo di culto in Danimarca o in Belgio, una sinagoga in Danimarca o in Belgio. Cioè i luoghi simbolo degli attentati sono luoghi espressione della nostra identità culturale. Non possiamo sottovalutare questo fatto. Affermare le ragioni della presenza italiana nel Mediterraneo non significa semplicemente un posizionamento geopolitico, significa affermare un'idea di valori e di civiltà che è il vero motivo per il quale siamo sotto assedio e sotto attacco. Io penso che questo punto debba essere oggetto della discussione della comunità internazionale di più. Se attaccano un museo, se attaccano una redazione di un giornale, se attaccano una scuola, se attaccano un'università,
Noi nelle nostre visite dobbiamo stare attenti al business, fondamentale, per carità di Dio, siamo tutti persone attente a questi scenari, ma dobbiamo tutte le volte visitare una università, dobbiamo tutte le volte andare a valorizzare la presenza scolastica italiana, dobbiamo andare a affermare l'idea che siamo una superpotenza, forse non militare, sicuramente non militare. Non siamo il primo corpo diplomatico come numero, lo siamo sicuramente come qualità ma non come numero, ma siamo una superpotenza della cultura e vedono in noi esattamente quello che noi talvolta rinunciamo a vedere nel nostro dibattito politico italiano. Ecco cos'è l'Italia nel Mediterraneo. Non è semplicemente la conformazione geografica, non è soltanto Sigonella, non è soltanto l'idea di dover pattugliare il mare per salvare le vite, cosa alla quale non rinunciamo perché non c'è punto di sondaggio che valga la vita umana che viene salvata e quindi noi continueremo a fare il nostro servizio e il nostro lavoro, ma quello per il quale stiamo combattendo in termini ideali, naturalmente non siamo in una guerra fisica, ma certo siamo sotto attacco in tanti momenti nella vita quotidiana come comunità europea e non soltanto europea, è l'idea di alcuni valori per i quali continuare a vivere e a dimostrare degli ideali. Quando il terrorista cerca di ucciderti, se non ce la fa, non potendo farti morire come piace a lui, cerca di farti vivere come piace a lui. Cioè nella paura, nel terrore. La nostra cultura, i nostri valori sono ciò per cui gli ambasciatori e le ambasciatrici sono chiamati a impegnarsi. Io credo che sia questa la missione dell'Italia oggi nel mondo. Rendere più gentile il futuro dell'uomo. Rendere più attento il destino dell'uomo a ciò che vale davvero. Ecco perché domani, venerdì, a Expo sarà fondamentale l'incontro dei ministri della cultura, molti dei vostri paesi hanno annunciato la partecipazione, una buona intuizione del ministro Franceschini, e credo con Paolo che abbia avuto un fondamentale ruolo, il MAECI, per dare una mano, per costruirlo assieme all'ufficio del ministro dei beni e delle attività culturali, ed ecco perché in questi mesi, accanto all'azione che ho ricordato nel Mediterraneo, abbiamo insistito molto per dare un valore a dei simboli. Innanzitutto l'Africa, due visite sotto il Sahara, non era mai accaduto prima, ma credo che se ne è qu'un début. Nelle prossime stagioni continueremo. Abbiamo fatto Mozambico, abbiamo fatto Congo-Brazzaville, abbiamo fatto Angola, abbiamo fatto Kenya, abbiamo fatto Etiopia. Abbiamo incontrato molti capi di Stato che sono arrivati a visitarci in Italia, il prossimo sarà il presidente del Gabon, l'ultimo era stato il presidente del Ghana. Noi pensiamo che sull'Africa ci debba essere un investimento strategico, culturale, educativo, valoriale del nostro paese. E credo che sia stato importante che nel discorso del semestre europeo l'Italia abbia ricordato una ragazza, una giovane donna di nome Miriam, che grazie alle donne e agli uomini dell'ambasciata italiana in Sudan è stata liberata, riportata in Italia nei giorni successivi all'apertura del semestre europeo e che oggi vive negli Stati Uniti d'America insieme a suo marito e alla sua famiglia dopo che uno dei suoi figli è nato dentro una prigione in ragione della sua fede, della fede della mamma. E credo che sia anche questo il modo con il quale continuiamo a combattere per i diritti di libertà dell'uomo e anche per i diritti di libertà delle donne, in particolar modo in un continente in cui tanti di noi si aspettano molto dalla presenza femminile, ed è sacrosanto che ciò avvenga, ma non possiamo dimenticare le ragazze di Boko Haram, che non possono essere semplici, o meglio, ragazze prese, e bambine, e ragazze prese in ostaggio da Boko Haram, e non possono essere buone soltanto per un tweet ogni tanto. E sono nostre sorelle oggi nelle mani della peggiore e più squallida delle prigionie. In questi mesi a livello mondiale vorrei segnalare molto rapidamente alcune novità del nostro lavoro, l'attenzione molto forte ad alcune prime visite, dico prime perché la prima visita in Vietnam, la prima visita in Australia, la prima visita in alcuni paesi africani, l'ho ricordato, anche alcune repubbliche ex sovietiche, penso non soltanto al Kazakistan su cui c'era già stata una visita lampo di un predecessore, ma penso al Turkmenistan, penso all'azione che stiamo cercando di mettere in campo perché l'Italia sia più forte in alcune realtà dove non lo è stata in passato, e questo naturalmente porta anche come conseguenza un'attenzione ad alcune realtà economiche, questo sì, che voglio sottolineare. Penso al settore dell'energia, su tutti ovviamente Eni ed Enel,
Eni è il principale player in alcune zone del mondo, non soltanto l'Africa. Enel ha degli spazi di azione straordinari, saremo in Sud America, anche se salteremo Brasile e Argentina, nella seconda metà del mese di ottobre di questo anno. Penso a tutto ciò che ha a che vedere con la sicurezza, l'innovazione e l'ingegneria italiana, in particolar modo per ciò che riguarda le aziende pubbliche, all'azione di Finmeccanica. Penso a tutto il settore dell'agroalimentare, su cui lo spazio di azione con alcuni paesi è enorme e gigantesco e purtroppo talvolta sottovalutato anche da parte nostra. Infine, questo riguarda più aziende private che non pubbliche, l'ingegneria italiana si esplicita anche con straordinarie realtà legate al mondo dell'innovazione e della costruzione, che probabilmente vale la pena di valorizzare di più. Tra le priorità di questo anno che la comunità internazionale ha rimarcato e poi cancellato, ce n'è una che vorrei per un secondo soltanto ricordare prima di passare al secondo punto, che è quella di Ebola. Perché? Perché qualche settimana fa, nel dibattito politico italiano, alla luce di una complessa vicenda che è quella dell'immigrazione, che pure tanti scenari e interrogativi pone, non soltanto per la situazione della Libia, ma per i paesi da cui queste persone provengono, a partire ovviamente dall'Eritrea, che è la nazionalità numero uno, e da altri paesi africani, nel dibattito politico italiano qualcuno ha evocato armi e scenari devastanti, facendo riferimento alla scabbia o ad altre presunte epidemie del genere. Non voglio entrare nel dibattito politico italiano, voglio dire che noi dobbiamo prepararci alla gestione di situazioni di emergenza, ed è un tema che ricorre in tutti i vertici internazionali. In particolar modo l'ultimo G7 è stato di nuovo il Presidente Obama, cui riconosco, tra le tante doti di coraggio e leadership, una particolare sottolineatura su questo passaggio. Egli è il primo a richiamarci sull'importanza di questa priorità, che tale è, perché il problema, come tutti voi sapete, non è capire se si presenterà un caso di pandemia, ma quando e in che forme la comunità internazionale sarà nelle condizioni di rispondervi. Fa un po' ridere pensare che qualcuno parli di scabbia in Italia, quando le questioni sono molto più grandi e più complesse. Vorrei che avessimo la consapevolezza che l'Italia è l'Italia anche in questo, e che in tanti ci hanno ringraziato per il lavoro dello Spallanzani su Ebola, e che in tanti ci hanno ringraziato per la qualità del lavoro nell'Africa occidentale che hanno fatto non soltanto le ONG, ma anche le strutture diplomatiche e le strutture istituzionali che ciascuno di voi ha il piacere e l'onore di conoscere. Dunque, meglio scacchiere mondiale i temi di complicazione e di problematicità cambiano in modo costante. Se io guardo i vertici, abbiamo questa priorità e tutte le volte cambia, perché non ho parlato della situazione siriana, non serve il ricordo della visita a Erbil del 20 agosto dello scorso anno come uno dei momenti più toccanti del mio primo anno di governo, in un momento di grandissima difficoltà, Baghdad e poi tra l'altro nel momento di transizione, poi Erbil con la visita non soltanto alle autorità curde ma anche al campo profughi. Non abbiamo parlato della complessa ma delicatissima situazione, come sempre, medio orientale, la recente visita a Gerusalemme, a Tel Aviv, a Gerusalemme, a Betlemme, è stato un passaggio per noi molto importante, sia nelle relazioni bilaterali con Israele, sia nel progetto di investimento di cooperazione internazionale che continua e che vedrà 140 milioni di euro da parte nostra nei confronti dei nostri amici palestinesi. È un lavoro che noi continuiamo a fare e che non vi elenco perché conoscete meglio di me. Sappiate che lo scenario nel quale ci muoviamo è uno scenario complesso, complicato, ma è uno scenario nel quale l'Italia c'è, ha forza, ha visione, credo che possa avere maggiore credibilità se continua il percorso di rafforzamento e di stabilizzazione che a livello interno abbiamo iniziato a compiere. È evidente che nel prossimo anno, da qui al prossimo appuntamento, saremo chiamati a giudicare il lavoro nostro, ma anche vostro, sulla questione della credibilità internazionale a proposito della complicata vicenda dell'elezione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. È un tema
molto affascinante, ovviamente la presenza nel Consiglio di Sicurezza per il biennio 2017-2018 sarebbe per noi un fatto molto positivo. I dati sono incoraggianti, ma ancora non siamo nella condizione di raggiungimento del quorum di sicurezza. Vorrei che tutti voi sentiste questa come una priorità assoluta, e anche i paesi nei quali già è stato formalizzato un no, non sono moltissimi, in vero, ci fosse un'attenzione, non tanto, non credo possibile, per far loro cambiare idea, ma per continuare comunque un lavoro, sapendo che questa battaglia non è una battaglia di un singolo governo, una battaglia di un singolo ufficio diplomatico, ma una battaglia dell'intero paese. E quindi di conseguenza credo che questa sia una sfida molto complicata, anche perché i nostri partner, amici e avversari, Svezia e Olanda, sono sicuramente paesi che per motivi diversi hanno una propria forza, una propria solidità, ma hanno anche la consapevolezza di avere a che fare con un grande paese che ha voglia di tornare a sedere nel palazzo di vetro, nei posti che sono importanti, anche in considerazione del fatto che nel 2017 avremo la presidenza del G7 e ragionevolmente sarà anche il periodo nel quale costruiremo la presidenza del G20, che ancora non è stata ufficializzata, ma che a ragionevolezza vuole toccherà l'Italia nel periodo che va tra il 2019 e il 2021. L'ambasciatore Cardi ha i numeri sotto controllo e il pallottoliere costantemente aggiornato, e ci siamo anche impegnati insieme nel corso di uno degli ultimi incontri dell'ONU in sede di Addis Abeba. Credo che sarà una grande sfida e speriamo che il prossimo anno potremo festeggiare in questo appuntamento il raggiungimento di questo risultato. Il prossimo anno avremo, Paolo, come tu ci ricordi sempre, anche da festeggiare la conclusione, non solo formale, questa possiamo farlo adesso, ma sostanziale, del percorso che porta una maggiore attenzione sulla cooperazione internazionale. Avete cambiato nome del Ministero, voi sapete che è un po' strano parlarsi per sigle, i ministri e i ministeri si parlano dandosi del voi e del lei attraverso le sigle, quindi il MAE, che adesso è MAE, ci parla col MIBACT, che discute col MIUR, tutti quanti sono ossessionati dal MEF, poi hanno bisogno di parlare un po' col MISE, eccetera. Beh, il MIT è quello che ricorda, sono, non oso pensare cosa, come potranno i traduttori spiegare agli ambasciatori ospiti la varietà di sigle italiane, sono le sigle con le quali chiamiamo i nostri ministeri. Però credo che sia particolarmente importante anche il lavoro sulla cooperazione internazionale. Abbiamo preso un impegno nel G7 del 2017, noi vogliamo arrivare non più con la maglia numero 7 su 7 dei paesi donatori, dei paesi contributori in termini di cooperazione internazionale, e quindi abbiamo bisogno di tornare a investire in questo. Ovviamente si viaggia sulla percentuale del PIL, vi volevo comunicare che il PIL tornerà a crescere dopo 3 anni, quindi almeno questo sta accadendo, e quindi di conseguenza gli investimenti che dovremo fare saranno praticamente importanti. Vado più rapido sul tema dell'Europa, tutto questo insomma per dire scenario internazionale complicatissimo, presenza dell'Italia forte. Mi piacerebbe con voi approfondire alcune delle singole questioni, non ho parlato dello straordinario spazio che si apre per noi oggi nei paesi asiatici, in particolar modo nei paesi sud-est asiatici, peraltro sarò in Giappone all'inizio della settimana prossima, non abbiamo approfondito alcune delle questioni che si pongono di fronte a noi in termini di occasioni anche di natura culturale, dal Sud America fino alle realtà del sud-est asiatico, ma ci sarà modo, non è questa l'occasione per approfondire punto per punto i singoli dossier. Sappiate però che nello scenario mondiale, se siamo in grado di fare il nostro mestiere, che è quello di fare l'Italia, le cose cambiano innanzitutto per noi, ma anche per gli altri. L'Europa attraversa una fase, secondo punto di discussione, di grande difficoltà. Chi di voi si è innamorato dell'Europa, come è capitato alla mia generazione a 14 anni, si è innamorato perché era il luogo dove i muri venivano giù? Io ho in mente il muro di Berlino, mia mamma che piange di fronte alla televisione immaginando che si sta scrivendo una pagina nuova. È il novembre dell'89, io ho 14 anni, molti di noi da quel momento sono abituati a considerare l'Europa come un dato di fatto scontato. Se dico, io non ho più i nonni, le nonne sono sempre vive, lottano insieme a noi, ma se potessi avere qui davanti i miei nonni e dovessi raccontare loro come
oggi in quei paesi dove loro hanno combattuto, un nonno ha combattuto contro la Francia, un nonno ha combattuto contro la Grecia, se in quei, o meglio in Grecia, se in quei paesi, se io raccontassi loro che in quei paesi ormai, quei paesi fanno parte di un'intera comunità, probabilmente farebbero fatica a crederci. Ma se dovessi raccontare ai miei figli che c'erano due Germanie, che quando c'era da fare i gironi eliminatori c'era Germania Ovest contro Germania Est, loro mi guarderebbero come un pazzo, trasecolerebbero. Nel giro di una generazione la politica europea è cambiata totalmente. Qualcuno ci ha raccontato, è finita la storia, la fine della storia. Massimo, è cambiata la geografia più che la fine della storia. Siamo stati protagonisti di 70 anni di pace, anche di rivoluzioni straordinariamente inquietanti e affascinanti. Di fronte a noi c'è un'Unione Europea che è vincitrice del premio Nobel per la pace. Chissà se lo ritiene, chissà se i leader europei ritengono di averlo vinto alla carriera o come premio di incoraggiamento. Quello che è certo è che l'Europa di oggi è un'Europa che sembra totalmente attaccata alle questioni tecniche, alle virgole dei parametri, alle complicate analisi di bilancio, che sembra aver smarrito l'idea stessa dell'identità comune. Nel corso del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, la posizione italiana è stata molto dura, non perché abbiamo bisogno dell'aiuto europeo per gestire gli immigrati. Noi possiamo fare anche senza l'Europa. È l'Europa che non può fare a meno di affrontare questa emergenza se non vuole perdere se stessa. Permettetemi di dirlo. Questo è il punto chiave della discussione. Se a fronte di una situazione come quella che stiamo vedendo, l'Europa si volta dall'altra parte e non si rende conto che ciò che sta accadendo in termini di vite umane, ma anche di dolori, speranze e passioni che si muovono da una parte e dall'altra del mare, riguarda anche lei, riguarda anche quella comunità, riguarda quei singoli stati, indipendentemente dal numero degli immigrati che uno può, di cui uno può farsi carico, se non se ne rendono conto, significa che abbiamo smarrito l'idea stessa di Unione Europea. I padri fondatori sono partiti dal carbone e dall'acciaio, non perché erano interessati semplicemente al carbone e all'acciaio, ma perché vedevano nel carbone e nell'acciaio lo strumento per costruire anni di pace, anche di benessere, anche di prosperità, ma di pace, per evitare che i nonni, che allora erano i fratelli maggiori, tornassero a spararsi contro sui confini. Ecco perché l'Europa, a mio giudizio, 20 anni dopo Srebrenica, ha bisogno di una riflessione profonda su che cosa significhi essere costruttori di pace, su cosa significhi essere continente faro per i paesi nel mondo. Ed ecco perché il continuo riferimento soltanto alle questioni del bilancio, che peraltro vede l'Italia essere totalmente in linea a tutti i parametri, unicum no, c'è anche la Germania e qualche altro paese, ma tra i pochissimi paesi che rispetta la regola del debito, la regola del bilancio, la regola, tutte le regole del mondo, non può vedere oggi una affievolirsi delle speranze di un'intera generazione. Ecco perché nel 2016 ci sarà molto da lavorare. 2016, lo sapete, lo sappiamo, il referendum inglese, se sarà anticipato, non si è ancora capito se è stato ufficializzato o no, la campagna elettorale in Francia, che sarà un fattore di rilevanza straordinaria perché sarà un elemento chiave del dibattito europeo, il post della campagna elettorale in Spagna e anche in Portogallo vedranno il nostro continente oggetto di una grande riflessione culturale, politica e anche istituzionale. Qui vorrei chiedervi un aiuto. A mio avviso, a mio giudizio, mai come in questo momento c'è bisogno di un cambio di mentalità da parte nostra. Innanzitutto della politica e dei politici, ma anche da parte vostra. E insieme a voi vorrei chiamare la responsabilità dei tecnici, dei funzionari, dei burocrati, dei dirigenti che svolgono un servizio all'Europa. Noi siamo passati dall'idea dell'Europa come nostra creatura, 1957, Trattato di Roma, all'idea di Europa matrigna,
che è il luogo nel quale andiamo a prendere l'elenco di cose da fare, che è il luogo nel quale andiamo a farci dire, a farci spiegare cosa va fatto e cosa no. È una rivoluzione concettuale che è entrata dentro di noi anche in virtù di alcuni eventi del decennio appena trascorso, e che è un errore tragico. Non andiamo in Europa quando entriamo nei palazzoni di Bruxelles. Mi perdonerà Sannino, che io non amo particolarmente. Entriamo in Europa quando scendiamo nei vicoli delle nostre città, entriamo in Europa quando camminiamo nelle strade delle nostre regioni. E l'Europa che noi dobbiamo costruire, volere, difendere e immaginare è l'Europa che è l'Europa nostra creatura, non nostra matrigna. Ho come l'impressione, questa è la mia valutazione, che qualcuno di noi in passato e talvolta anche nel presente abbia immaginato, in particolar modo nei palazzi che contano a Bruxelles come in altri luoghi, che si potesse immaginare un proprio percorso, magari parlando male dell'Italia, magari accettando una subalternità culturale al principio per il quale l'Italia è quell'insieme di paese che talvolta che promette le cose e poi non le fa. Richiamare ciascuno di noi, in primis noi politici, ok? Per primi noi, alla fierezza e all'orgoglio dell'appartenenza italiana, significa avere il coraggio di dire che questo modello di Europa deve essere diverso da quello che abbiamo perseguito in questi anni, più o meno consapevolmente. E che non può essere l'Europa semplicemente il luogo dell'unione economica. Per di più, lasciatemelo dire, con politiche economiche sbagliate. Noi stiamo rispettando tutti i vincoli e i limiti. Noi siamo dunque in questo momento in condizioni di guardare alla realtà dei fatti con un di più di reputazione che deriva dal fatto che stiamo combattendo, abbiamo codificato, abbiamo avuto la comunicazione sulla flessibilità, di conseguenza abbiamo anche ottenuto degli spazi maggiori di patto, stiamo rispettando ciò che dobbiamo rispettare. Abbiamo un deficit al 2,6, nemmeno al 3, al 2,6. Abbiamo un impegno significativo per adempiere a tutta una serie di indicazioni di vincoli. L'ultima legge di delegazione europea ha portato, se non vado errato, a 74 le procedure di infrazione, partivamo da 140. Stiamo facendo un lavoro straordinario, ma non penserete mica che questo sia sufficiente per dire che quel modello lì va bene. Juncker e Tusk ci hanno presentato in uno degli ultimi consigli europei una statistica in cui si vede l'America, gli Stati Uniti e l'Europa, punto zero 2008, numero di occupati, crescita. Gli Stati Uniti, punto zero 2008, alla pari Stati Uniti e Europa, crescono sugli occupati, l'Europa decresce, non soltanto l'Italia, l'Europa, crescita, idem. Vorremmo farcela qualche domanda sul fatto che non può essere una politica di sola austerità a salvare questo nostro continente in questa fase? Io credo che ormai sia maturo il tempo per una riflessione su questo tema. Ma non dimentichiamo di fare questa discussione dopo aver ricordato a noi stessi e agli altri che il motivo per cui stiamo in Europa non è semplicemente quello della percentuale sul parametro europeo. Il motivo per cui stiamo in Europa è perché l'Europa deve tornare ad essere il punto di riferimento a livello mondiale di valori, di ideali, di speranze. E restituire valore alla parola valori significa dire che non è soltanto un fatto economico, è innanzitutto un fatto culturale, di civiltà. Credo che vi possiamo chiedere una mano nel sottolineare e evidenziare come non ci sia contraddizione tra ideale europeo e interesse nazionale. Per anni si è pensato che l'interesse nazionale fosse in antitesi all'ideale europeo. Oggi, più che mai, l'Europa non è contro il nostro interesse nazionale, purché sia Europa e non sia vuoto simulacro di regole economicistiche. Specie in una cornice nella quale il mondo chiede Italia, 800 milioni di nuovi consumatori si stanno affacciando nel mercato globale, chiedono prodotti del Made in Italy, in cui il mondo continua a guardare alla nostra nazione come a un luogo di benessere, dove benessere non è soltanto l'aspetto economico, è quell'insieme, quel tessuto connettivo di ideali e di valori che va dalla longevità fino al numero di associazioni, che va dagli aspetti culturali fino all'idea di accoglienza e di amicizia.
Terzo e penultimo punto, più rapido, un cammino di riforme inedito. Io vi dico che non è mai stato fatto così tanto in così poco tempo in un paese che non venga da una situazione di crisi dal punto di vista istituzionale. L'Italia viene da una crisi economica, non da una crisi istituzionale. Questo pacchetto di riforme procede con determinazione, ha avuto nel primo anno dei risultati che sono molto controversi nel dibattito pubblico italiano, ma che mi sembrano del tutto evidenti nel dibattito politico europeo. Penso su tutti al Jobs Act. La riforma del mercato del lavoro è stata una svolta nella percezione dei nostri partner europei, ma è soprattutto una svolta come numero di occupati. E coloro i quali dicono, però 120.000 posti di lavoro in più che vuoi che siano, oppure qualcuno che dice, però sono solo stabilizzazioni, fa la differenza a un ragazzo che ha un contratto di lavoro precario diventare un lavoratore in grado di aprire un mutuo, di accendere un mutuo, di avere dei diritti che altrimenti non avrebbe avuto prima. Ma non è questo il punto. Il tema del diritto del lavoro, il Jobs Act, le riforme economiche, tutti voi sapete che è stato un punto fondamentale, in particolar modo nella City, ma non solo nella City, l'intervento sulle banche popolari, che apre a una stagione di cambiamenti nel mondo del credito che ancora non è terminata, anzi vorrei dire che forse è appena agli inizi. Il grande investimento su alcune strutture, dalla patent box alla riduzione del carico fiscale. Vorrei che su questo fosse chiaro a tutte e a tutti che nell'arco del quinquennio l'Italia otterrà un risparmio, o meglio una riduzione della pressione fiscale di circa 50 miliardi di euro. 10 miliardi nel 2014 con la cosiddetta operazione degli 80 euro, un'operazione molto criticata. Questi soldi dove andranno? Ricordate, 10 miliardi di euro per 10 milioni di persone, 80 euro al mese più o meno, che sono andati alla fascia più debole della popolazione, quelli che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Una parte anche dei giornali internazionali, mi riferisco ai giornali che parlano più di economia, hanno detto che questi soldi dovevano essere messi in altre strutture, in altri istituti, perché avrebbero altrimenti semplicemente aumentato un risparmio, il risparmio privato italiano, che come noto è il più alto al mondo in termini di proporzione. La Banca d'Italia, perché questo dato sia chiaro a tutti gli uffici diplomatici italiani all'estero, stima nel 91% la percentuale di denaro che è stata impiegata in consumi o in tariffe dagli 80 euro. Quindi a chi dice questi soldi sono stati messi sul risparmio, si può rispondere non con le fonti dell'ufficio studi Matteo Renzi & Co, ma con la cui credibilità è sicuramente molto elevata, ma non al pari della Banca d'Italia, con un'analisi puntuale e precisa che vorrei invitarvi a verificare. Le riforme economiche. L'Italia si è rimessa in moto, continuerà a farlo nei prossimi mesi. Dopo gli 80 euro del primo anno nel 2015, l'eliminazione del costo del lavoro dall'IRAP, battaglia storica del mondo della categoria e delle imprese. Nel 2016 l'abolizione di TASI e IMU, valore di circa 5 miliardi, come pure 5 miliardi è più o meno il valore per il primo anno della riduzione del costo dell'eliminazione dell'IRAP componente costo del lavoro, quindi 10 miliardi il primo anno per gli 80 euro, secondo anno 5 miliardi per l'IRAP costo del lavoro, terzo anno 5 miliardi IMU e TASI, quarto anno e quinto anno torneremo a investire tra il 2017 e il 2018, da un lato nel 2017 sulla riduzione del costo per le imprese. Oggi il combinato IRES-IRAP porta l'imposta sul profitto più o meno al 31,4% in Italia, la Germania è al 30%, la Francia è più o meno lì, la Spagna è al 25%, noi vogliamo andare un gradino sotto la Spagna, l'obiettivo è il 24%. E nel 2018 l'intervento sugli scaglioni IRPEF e sulle pensioni minime. Questo pacchetto di riforme economiche procede con cadenza fissa, puntuale, alimentata dalla stabilità che è tornata di casa nel nostro paese e sulla quale noi intendiamo investire per dimostrare che l'Italia non è più il paese delle tasse. Tutto ciò però non basta. La prima riforma, quella più credibile, è quella delle istituzioni. Nel 2014 si è votata la legge che elimina l'istituto
politico delle province, diventa un ente di secondo livello, è un elemento di riduzione del numero dei politici, anche di semplificazione del percorso normativo. Tu hai quartiere, circoscrizione, comune, provincia, regione, Stato centrale, Europa, mondo, galassia, Via Lattea, una cosa folle in termini di livelli istituzionali. Il primo quindi eliminato è stato le province, non in quanto tale, non è che puoi eliminare i dipendenti delle province, ma la riduzione delle funzioni, la trasformazione dell'ente in ente di secondo livello, un grande risultato che era atteso da decenni. Il secondo punto è la legge elettorale. Non vi nascondo una certa soddisfazione nell'andare a discutere con i colleghi altri paesi, in primis è stata la Germania, ma recentemente in Israele e ancora in Spagna, sul modello di legge elettorale. Accadrà una cosa semplice: chi arriva primo vince, che se ci pensate non è particolarmente geniale come modello di legge elettorale. Secoli di democrazia avevano portato altri paesi a arrivare allo stesso obiettivo. Per evitare che ciò accada senza un elemento di sufficiente margine, chi non raggiunge il 40% del primo turno ha il dovere di confrontarsi con un unico competitor al secondo. Un margine di sicurezza del 55% dei seggi, un'unica Camera, poi ci arriverò tra un attimo, che dà la fiducia. Perdonatemi, ma questa legge elettorale è oggettivamente un elemento di straordinaria rilevanza nel dibattito politico europeo. E soprattutto garantisce che per il futuro il Presidente del Consiglio che siede ai vertici europei ci stia per 5 anni come fanno tutti gli altri. Perché tutti voi sapete che una componente fondamentale della politica estera è la presenza, la stabilità, ma anche la capacità di essere credibili con i propri partner. Se te tutte le volte lo cambi, noi siamo a 63 governi nell'arco di 70 anni, il mio governo è il 15esimo su 63, 16esimo su 63, in termini di longevità, e siamo qui da un anno. 27 presidenti del Consiglio si sono succeduti. Trovo che sia assolutamente fondamentale che per il futuro l'idea di avere per 5 anni lo stesso interlocutore, chiunque esso sia, ovviamente sulla base del risultato elettorale, sia un grande elemento di solidità del sistema paese. Vi vorrei ringraziare, molti di voi ci scrivono proprio su questi temi, molti di voi ci dicono che c'è un'attenzione dei nostri colleghi di altri paesi. Ovviamente poi la discussione è molto aperta. In Germania la discussione con la cancelliera Merkel era per esempio legata al fatto che il risultato, lo sa Benassi, ma lo sa anche il suo predecessore, perché già il primo incontro fu su questo, è dato al fatto che in Germania la Merkel ha ottenuto il miglior risultato dal 1959 ad oggi. Prima di lei soltanto Adenauer aveva ottenuto quel risultato, ma in considerazione dell'esito elettorale non ha ottenuto la maggioranza assoluta che invece aveva avuto con un risultato minore. Con l'Italicum avrebbe ottenuto al primo turno. Abbiamo fatto una discussione con gli israeliani, perché sia con Netanyahu che con Herzog, proprio su questo tema, perché è in quel caso lì c'è il tema della figura del capo dell'opposizione, quindi la richiesta era se era previsto anche un bonus per il secondo classificato, ma dall'idea di quanto questo modello di legge elettorale ponga finalmente l'Italia come punto di riferimento non in negativo ma in positivo. Naturalmente non diamo consulenze gratuite a nessuno, né a pagamento a nessuno sulla legge elettorale, abbiamo già sofferto abbastanza per realizzarla, per mettersi a discutere degli altri paesi. La riforma costituzionale sarà il punto chiave del dibattito nel 2016, entro il 15 ottobre sarà approvata al Senato, vedremo se sarà l'approvazione definitiva o se ci sarà bisogno di un'ulteriore lettura alla Camera. A quel punto poi ci sarà un voto secco, sì sì, no no, di nuovo di Senato e Camera o di Camera e Senato, e a giugno del 2016 o ottobre del 2016, dipenderà dalla tempistica, avrà luogo in Italia il referendum confermativo. Sarà un elemento chiave nel dibattito politico italiano, ma anche nella conclusione del percorso di riforme, perché sarà a quel punto arrivato a conclusione il percorso di riforme della pubblica amministrazione, il percorso di riforme fiscale e anche il percorso di riforme sulla giustizia e sui diritti, che finalmente ha visto alcuni principi chiave sulla giustizia e sui diritti essere o già divenuti legge, divenire già legge, oppure essere calendarizzati.
penso al tema, per ciò che è già divenuto legge, della responsabilità civile dei magistrati, ma anche del divorzio breve o dell'aumento delle pene dell'anticorruzione, penso ai temi calendarizzati, le unioni civili su tutti, ma anche il tema della legge di cittadinanza, il terzo settore e tutto ciò che ha a che vedere con il percorso parlamentare di quest'anno. Questo pacchetto di riforme procede. L'Italia è a un punto di snodo. L'Italia va in una direzione che può piacere o meno, ma che è la direzione di cambiamento. L'Italia non aveva mai realizzato tante cose tutte insieme. Oggi la vera sfida, però, la battaglia più importante, vengo al punto decisivo, è proprio quello di fare di ciascuno di noi non semplicemente un pezzo di un ingranaggio, ma un punto di riferimento di un intero sistema. E vengo a voi, signore ambasciatrici, signori ambasciatori. Sono partito con una franchezza forse non troppo diplomatica nel dirvi che il mio pregiudizio nei vostri confronti è venuto meno per merito vostro più che per mia onestà intellettuale. Però ancora non basta. L'Italia ha bisogno del vostro impegno. L'Italia ha bisogno della vostra determinazione, l'Italia ha bisogno della vostra tenacia. So perfettamente quanto sia affascinante il lavoro che svolgete, ma anche quanto sia difficile. In particolar modo mi capita di pensare alla vostra dimensione familiare, perennemente costretta a rimettersi in discussione. L'avete scelta come vita, naturalmente, non stiamo discutendo di una... in miniera si sta peggio, ecco, questo non c'è un bel di dubbio, ma è anche vero che è una scelta difficile, che vi porta in molti casi, anche nel racconto che qualcuno di voi mi ha personalmente fatto e di cui gli sono grato, perché poi io sono uno di quelli che pensa che in politica il più grande lusso siano i rapporti umani e le storie che uno si sente raccontare, che impara a conoscere, e da questo punto di vista vorrei esprimervi anche la gratitudine, perlomeno a quegli ambasciatori con cui non mi sono addormentato in macchina andando da un incontro all'altro, che credo non siano moltissimi considerati i ritmi dei nostri spostamenti. Però era una dimostrazione d'affetto e di intimità, mettiamola così. Voglio dirvi che abbiamo bisogno di voi perché io sono assolutamente certo che comunque vada la discussione politica, che appassiona i quotidiani, appassiona addetti ai lavori, l'Italia abbia un futuro straordinario davanti. Lo dicevo ai vostri colleghi giovani prima. L'Italia tra 20 anni sarà leader in Europa e nel mondo. E non lo dico come training autogeno. Non lo dico perché raccontandolo poi uno ci crede. Lo dico perché lo dimostrano i fatti, la realtà. Questo è un paese che è riuscito a crescere dal 1946 al 1992 con il tasso di crescita più alto di tutta Europa. Ha smesso di crescere esattamente nell'attimo in cui abbiamo iniziato ad accettare la filosofia della tipica che viene dal mondo europeo del rispetto rigoroso dei parametri, non che fosse un male, perché nella nostra crescita abbiamo visto negli anni 80 un boom del debito pubblico che è assolutamente inaccettabile e che deve essere il punto di riferimento. Vorrei essere chiaro che tutta l'operazione sul fisco si fa facendo calare più che crollare la curva del debito. A quelli che vi dicono voi avete un debito pubblico alto, vi prego di prendere anche atto delle stime. L'ufficio economico di Palazzo Chigi attraverso l'ufficio diplomatico vi passerà e vi bombarderà e vi tempesterà nei prossimi giorni e settimane dei dati reali del debito pubblico italiano, che è sicuramente un debito pubblico molto alto, ma a cui fa fronte un debito privato, o meglio, un risparmio privato che è il migliore a livello occidentale, e soprattutto fa fronte anche un altro elemento che vorrei non sottovalutare, cioè che il debito pubblico italiano è quasi tutto nelle mani italiane, che è un elemento non banale nella discussione. Però noi dobbiamo farlo scendere, il debito pubblico. Quindi dal 2016 la curva del debito torna a scendere. Rispettiamo i parametri di Maastricht, continuiamo quindi in una politica virtuosa, ma l'Italia dal 92 ha smesso di crescere. Perché? O perlomeno è cresciuta meno, non ha smesso di crescere dal 92, è cresciuta meno e in alcuni momenti ha proprio smesso di crescere. Perché abbiamo perso probabilmente con la cosiddetta Seconda Repubblica lo stimolo a considerare il futuro come un fatto positivo. C'è tanta paura, tanta incertezza, tanta inquietudine.
nel volto e nelle storie di migliaia, anzi di decine di migliaia di italiani. Io sono assolutamente certo che se facciamo quello che dobbiamo essere, torneremo ad essere un paese guida. Ma per farlo non c'è soltanto l'economia. Ci sono i nostri valori, ci sono i nostri ideali, c'è l'identità italiana. Vorrei chiedervi di essere ambasciatori di questo, innanzitutto, ambasciatori d'Italia, quindi ambasciatori dell'identità italiana. Qualcuno vi racconta che la parola identità è una parola negativa, che la parola identità costruisce un muro, quasi che la parola integrazione sia il contrario della parola identità. Io ritengo che la parola integrazione sia il contrario della parola disintegrazione, ma che l'identità sia il presupposto per l'integrazione. Se non hai un'identità forte e marcata, non sei credibile nella dimensione dell'integrazione e dell'apertura. L'Italia ha queste grandi chance di fronte a noi. L'Expo che visiterete domani ne è un simbolo, piccolo, per carità. Una cosa però nella quale non credeva nessuno, 6 mesi fa. Ci dicevano che sarebbe stato un flop. Abbiamo anche combinato qualche pasticcio. I nostri colleghi e amici qualche pasticcio sull'Expo l'hanno combinato. Ma grazie al lavoro di tutti, a partire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle autorità preposte, oggi l'Expo è un dato di fatto e ha ospitato i più grandi leader. E continua ad essere un punto di riferimento e rappresenta un pezzo dell'identità italiana. Vorrei chiedere a ciascuno di voi di essere fiero e orgoglioso di quello che sta facendo, di rappresentare un paese indipendentemente dal colore politico del Presidente del Consiglio, ma non ho bisogno di dirlo a voi che siete autorevolissimi professionisti in questo, in grado però di credere in questo paese, è in grado di vincere alcuni luoghi comuni contro di noi che continuano a esserci. Che continuano a esserci molto forti nei media, che continuano a essere molto forti nelle opinioni pubbliche e che paradossalmente fanno da contraltare a un amore spassionato per i nostri valori e per la nostra cultura. Se voi, ambasciatrici e ambasciatori, sarete nelle condizioni di aiutare non il governo, ma questo paese a tornare a scrivere una pagina di futuro e non soltanto a ricordare il passato, avrete fatto un servizio non tanto e non solo alla casa, perché mi hanno spiegato che la Farnesina si chiama la casa, e questo la dice lunga sulla situazione in cui siamo messi, perché con tutto il rispetto, un poco bellissimo, non potete chiamarlo la casa, ma comunque se lo chiamate la casa starò silenzioso e rispettoso, ma farete un grande servizio innanzitutto al vostro paese e ai vostri figli. Io penso che noi dobbiamo uscire da questa cultura della paura che ha attanagliato l'Italia negli ultimi anni. L'Italia può tornare ad essere ciò di cui il mondo ha bisogno, un faro, un punto di riferimento, un luogo di valori e di civiltà. A tutte e a tutti chiedo il massimo sacrificio e impegno, a tutte e a tutti assicuro la massima disponibilità, a tutte e a tutti garantisco che continuando a fare noi a casa nostra quello che stiamo facendo e continuando a fare voi fuori sede, o meglio nelle vostre sedi, ciò che veramente serve al Paese, nell'arco di qualche anno vedremo finalmente smettere di proferire verbi negativi, i profeti del malaugurio, e torneremo tutti insieme a considerare l'Italia per quello che è, un luogo di bellezza e di civiltà di cui il mondo ha bisogno. Grazie e buon lavoro. Gli ambasciatori d'Italia sono pregati adesso di volersi recare cortesemente in sala mosaici per la foto di famiglia. Grazie.